comunicazione, diciamo. Io ringrazio Mario Milani, Benedetto Tobagi, Claudio Pinelli, Longhi, che hanno scelto il Teatro Cooperativo per fare questo incontro. Non vorrei aggiungere altro se non che questo teatro è nato sempre, diciamo così, con questa ottica di trattare gli argomenti dell'attualità e del recente passato, e fin da Mai Morti, che è stato forse il primo spettacolo che abbiamo fatto qui, si parlava molto delle stragi, dello stragismo, e quindi sono, diciamo così, onorato, felice di avere due persone come Benedetta e Manlio che su questi argomenti, oltre a sofferenze personali, hanno lavorato e stanno ancora lavorando. Io poi farò casomai una domanda a Benedetta e Manlio sul libro L'Incontro, una cosa sulla RAI a te, ma adesso lascio il microfono a Angelo Longhi, che ringrazio di averci scelto. Sì, abbiamo questo libro per sostanzialmente due motivi. Primo, perché negli anni 70 eravamo ragazzi, non abbiamo dimenticato niente di quello che successe allora. Nel senso che ovviamente furono degli episodi, dei fatti estremamente gravi, quelli che avvennero nel nostro paese, e forse per la giovane età che avevamo ci sono rimasti assolutamente impressi nella memoria. Il secondo motivo perché abbiamo letto il libro quando è uscito due anni fa, solo che prima la Benedetta Tobagi era irraggiungibile perché era sempre a Roma, adesso che è un po' più libera, ne abbiamo approfittato. A subito? Sì, no, va bene, va benissimo. E devo dire che il libro è stato uno, che ho letto appunto un paio d'anni fa, è stato uno dei più bei libri che abbia mai letto su quegli anni, nonostante lei quegli anni non li abbia vissuti, perché per fortuna sua è più giovane di noi e quindi ha dovuto, credo, studiare molto, leggere, informarsi. Poi sicuramente è stata molto aiutata da Manlio Milani sulle vicende specifiche di Brescia e di quello che è successo, delle indagini, dei processi. Il libro è splendido, l'ho trovato straordinario da subito, e quindi vabbè, insomma, anche se sono passati un paio d'anni, il libro non è proprio, insomma, appena uscito, ormai è un po' stagionato, diciamo, perché ormai cos'è, 2013 credo, adesso mi ricordo, 2013, l'abbiamo voluto presentare lo stesso, anche perché ci sono delle novità, poi ne parleranno anche con la Claudia, della secretazione degli atti, insomma è tutta una storia che non è ancora finita, si sta muovendo. Quindi grazie per essere venuti, tra l'altro questa è una giornata un po' infelice perché vabbè, insomma, pioggia, si è viso fuori, però insomma l'importante, grazie poi alle riprese che stanno facendo sia Veniero che Iskra, credo che sia il sito, potrete poi rivedere, poi noi la diffonderemo, si potrà rivedere anche più tranquillamente a casa. Io non ho altro da dire se non che queste lampie, che quel cartello che vedete lì dietro non è per bellezza, è un impegno, perché fra poco andremo a difenderla, e questa è una delle ultime iniziative, diciamo così, culturali di memoria che facciamo. Finisco col 25 aprile, poi noi siamo in campagna referendaria fino a ottobre. A voi la parola. Buonasera, sono Claudia Pinelli e faccio parte del direttivo dell'ANPI di Niguarda, e questo è per me importante, è l'unica associazione in cui mi sento di dare il mio contributo adesso, e sono praticamente contenta che sia stata proprio l'ANPI di Niguarda a pensare a questa iniziativa, a parlare ancora una volta dopo tanti anni della strage di Piazza della Loggia e di presentare questo bellissimo libro di Benedetta. Un libro bello perché è ben scritto, è importante per come è scritto, perché al di là della vicinanza emotiva che uno può provare per certe persone, per quello che hanno passato e subito, c'è una grande ricerca, c'è un tentativo di comprendere quello che è avvenuto. Parlare di memoria, come diceva Angelo adesso, parlare di memoria per la strage di Brescia è parlare di qualche cosa che continua nel tempo. L'ultima sentenza è del luglio del 2015 e per la prima volta ci sono state due condanne, ne parleranno sicuramente
meglio loro e con più dovizia di particolari. Quindi una memoria che non è fatta di esclusivamente di stele, di monumenti, di qualcosa fermo nel tempo, ma è qualcosa che si protrae fino a oggi. Ed è questo il concetto che dovremmo avere di memoria, una continua ricerca per comprendere, perché ci sia speranza che una società basata su diritti per tutti sia veramente possibile. Mario Milani ha fatto un percorso bellissimo e incredibile. Da un dolore atroce lui ha ricavato la forza per essere ancora qui dopo 40 anni a parlare di quello che successe allora, con tutte le conoscenze che gli sono dovute da un impegno diretto. Lui è il presidente dell'Associazione dei familiari di Piazza delle Vittime di Piazza della Loggia, presidente della Casa della Memoria di Brescia, che ha fatto un grandissimo lavoro di conservazione dei documenti, anche questo poi ne parleremo. E diffusione, esatto. Quindi io non posso che lasciare la parola a loro, orgogliosa e felice di essere qui in mezzo. Dai, sono qui, non... No, io ho una richiesta, ma sì, mi fa piacere, chiacchieriamo. No, io faccio solo una richiesta, se si possono abbassare leggermente queste luci, perché c'è un po' questo effetto, saranno famosi. Qui comincio a cantare. Però Benedetta, sì. In genere le luci si mettono, sì, perché così il pubblico vede. Vede bene, sì. Qui troviamo Troviamo una via di mezzo, facciamo una cosa un po' tipo calza, tipo fin degli anni 50, visto, così un romantico. Visto che siamo fra amici, sì, gli attori professionisti, sì, e gli attori non professionisti, sì, si distinguono proprio da questo. E infatti, quindi ci siamo becca la luce, sì, e fa così, okay, e il pubblico non lo vede. Io invece quando sono, okay, sul palco, se non sento qualcosa che mi brucia, okay, vado a cercarlo. Va bene, dai, allora cerco di godere di questo sole che mi illumina e guardare in basso verso di voi. Quindi rispetto ad altri teatri i proiettori sono molto vicini, per questo senti di più. Scusate. Allora, dico due cose, così ti passo subito la parola a Maglio, e poi entro nel merito, ma sono due cose che Maglio diceva spessissimo e che poi voi troverete nel libro e che però mi hanno proprio condizionato il mio modo di pensare a quegli anni e a come volevo raccontarli. Una è una frase che troverete nel libro che lui dice molto spesso: il vero segreto di Stato è il silenzio, cioè non è una norma imposta, non è qualcosa di attivo, di controllabile, cioè c'è un documento che sai dov'è prima di tutto, ma c'è una dispersione, per cui un vuoto. E poi il silenzio, cioè il fatto che di certe cose, dopo un po' di tempo, non si parla più. Oppure se ne parla male, se ne parla in maniera generica, se ne parla in maniera disfattista, vorrei dire, di quelle cose purtroppo non si sa niente. E qui vengo alla seconda cosa che una volta Manlio disse nell'aula di tribunale e che mi ha proprio lasciato l'impronta, no? Perché il fatto anagrafico, la strage del 74, io sono del 77 e il primo dato con cui io volevo far scontrare i lettori è che io, nata dopo la strage, ho potuto seguire l'ultima tranche di questo processo direttamente per un fatto accaduto prima della mia nascita, no? Che già dà un po' la misura di che cosa stiamo parlando. L'altra cosa è il suo dire: non è più il tempo di ripetere, come diceva Pasolini, io so ma non ho le prove. Adesso è il tempo di dire: noi sappiamo moltissimo e abbiamo le prove di moltissime cose, anche se non sappiamo tutto. Queste due frasi mi hanno dato la chiave. Prima di tutto cercare una mescolanza di voci narrative, che sono in parte le voci che vengono dai miei personaggi testimoni, in parte la mia, in parte una voce più oggettiva, no, di ricostruzione degli avvenimenti, per rompere questo silenzio. E poi
mettere ordine e offrire un contributo così ordinato, argomentato, con i riferimenti, per dire: guardate, no, non permettete a nessuno di dire che anche laddove, come recita il sottotitolo, c'è una strage impunita, si può andare impunemente in televisione, come hanno fatto tanti esponenti politici di centrodestra, dicendo che quel periodo è un mistero e che comunque una politica di centrodestra bresciana qualche anno fa disse, l'onorevole Beccalossi, facciamo pure i nomi perché le dichiarazioni sono pubbliche, ebbe l'ardire, dopo l'ennesima assoluzione, di dire: la magistratura ha guardato dalla parte sbagliata. No. Questo libro è nato per dare corpo a qualcosa che prima di tutto io ho assorbito però come, proprio come chiave di lettura da Maglio, no? Ci sono le prove, la sfida è provare a mettere insieme tutti i pezzi e offrire una narrazione coerente che non faccia cadere nello sconforto, perché è anche importante, questo è un percorso che ho fatto io, riappropriarsi del concetto che delle volte le condanne non ci sono perché comunque viviamo in uno stato di diritto, seppure con tanti scivoloni. Vivere in uno stato di diritto vuol dire che ci sono dei meccanismi, delle procedure, eccetera, che fanno sì che laddove ci sono stati dei depistaggi, delle interferenze nelle indagini, nelle fasi iniziali, tu ti puoi trovare a non poter provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza in sede penale. Però noi non dobbiamo neanche finire sotto l'incantesimo che la storia la fa nei tribunali. Una cosa che invece amo dire io, che raggiungo come frase mia, è che i processi sono dei straordinari costruttori di archivi. Cioè dentro il processo proprio si accumulano, al di là di quello che scrivono i magistrati, che lo scrittore e lo storico hanno il dovere morale di sottoporre comunque a revisione critica, ragionarci, andare a vedere in che condizioni, no? Con che materiali hanno lavorato, in che momento, sotto quali pressioni. Però il processo è uno straordinario bacino in cui entrano volantini politici, intercettazioni, documenti, testimonianze, per cui documenti che non si trovano praticamente da nessun'altra parte. Alla Casa della Memoria di Brescia, per esempio, se uno vuole studiare la destra deve andare lì, perché chiaramente le organizzazioni di estrema destra spesso distruggevano i documenti, no, che scrivevano, perché erano compromettenti. Tutte queste cose invece stanno lì dentro, da lì le possiamo estrarre, e quello ci aiuta anche a costruire un quadro in cui, a prescindere dalle condanne, quindi dalle responsabilità penali, è possibile oggi documentare e attribuire delle responsabilità politiche e morali. E qui passerei la parola a Maglio. Beh, intanto buongiorno, fa molto piacere a me essere qui con voi a Niguarda, anche perché non conoscevo una cosa che ci ha detto Claudia venendo qui, che voi siete orgogliosi di essere stati esservi liberati il 24 aprile e quindi nella concorrenza con Milano avete un punto in più. Credo che sia un elemento estremo, la periferia conta sempre. Ma a parte questo, mi fa molto piacere naturalmente essere qui, ma comincerei quasi questo dialogo con Benedetta. Ecco, a proposito del segreto di Stato che è il silenzio, ed è vero, lo ribadisco, però oggi c'è anche qualche cosa di più, c'è il tempo. Cioè, e vi spiego che cosa questo significa, il tempo e il silenzio. Noi oggi siamo di fronte ad una direttiva che dice, la direzione del governo, che dice che una serie di carte vanno consegnate, tra queste Piazza Loggia, Piazza Fontana, eccetera, eccetera. E in effetti le stanno consegnando all'archivio centrale di Stato, attraverso due questioni. Stranamente i servizi segreti consegnano sia il cartaceo che la loro digitalizzazione, quindi permettendo una immediata, se vogliamo, lettura di questi, con un particolare che nella digitalizzazione una serie di fonti dichiarate o ritenute ancora oggi sensibili sono cancellate, però il cartaceo le mantiene
e questo permette eventualmente in alcuni casi magistrati eccetera eccetera di poterli andare a vedere. Sulla base di questo, in una riunione del settembre scorso avevamo fatto un incontro in cui il risultato era una circolare del governo il quale diceva a tutte le amministrazioni, quindi il ministero dell'interno, il ministero degli esteri eccetera eccetera, che il metodo doveva essere quello lì: consegnare nel più breve tempo possibile il materiale ma digitalizzato. E ovviamente qui faccio apro una parentesi: il limite in questa operazione è che loro ci consegnano il materiale, ma noi non sappiamo se è tutto, se è parte, che cosa. Ci dobbiamo fidare, nel senso che abbiamo chiesto una commissione di controllo, ma questa commissione non è stata data, anche se la direttiva permetterebbe la costruzione di una commissione di questo tipo. Ma nella riunione successiva viene il rappresentante del Ministero degli Interni, il quale ci dice: è vero che noi abbiamo avuto questa circolare che diceva digitalizzare eccetera eccetera, però noi siamo un'amministrazione autonoma dal governo, e quindi abbiamo ritenuto, perché non abbiamo tempo, di consegnare soltanto il cartaceo. Peraltro abbiamo fatto una verifica su tutti i scatoloni sparsi eccetera eccetera, e quindi se li volete digitalizzare è un problema che riguarda voi, ma noi siamo a posto. Che è il classico sistema per dire: tra 10 anni, cominciate adesso, mettetevelo voi in ordine questo materiale che vi abbiamo dato, e poi fra 10 anni lo leggerete, e intanto però saranno passati altri 10 anni, al punto tale che oggi l'Archivio di Stato ha presentato proprio un paio di mesi fa un progetto chiedendo quindi il relativo finanziamento, credo 900.000 euro, una roba di questo genere, per la sistematizzazione di tutto questo materiale. E vorrei ricordare, per chi ha la mia età, che tra il materiale degli Ministeri degli Interni c'è tutto l'archivio degli affari riservati di Federico Umberto D'Amato, che credo Milano ne sappia qualche cosa, soprattutto se pensiamo a Piazza Fontana, alla vicenda Pinelli eccetera eccetera. Ecco che quindi il segreto oggi apparentemente non è più il silenzio, ma nella realtà attraverso il tempo ribadisce una modalità di silenzio. E alla fine che cosa emergerà? Che probabilmente io non ci sarò più quando potremo leggerlo, più o meno, insomma, mi auguro di esserci ancora, ma... Ma questo per dire che quando noi lo leggeremo, la verità che potremo trovarvi dentro, che potremo ricostruire, non sarà più dirompente in maniera tale da poter incidere, guardate bene, non tanto sulla memoria, ma sui meccanismi che hanno dentro lo Stato, che hanno permesso il perpetuarsi di una questione di questo genere. Benedetto diceva anche che giustamente noi oggi non possiamo più parlare di misteri, ma neanche per Piazza Fontana in buona parte, nel senso che se noi andiamo a guardare le motivazioni delle sentenze, vi troviamo individuate anche delle responsabilità individuali. Per Piazza Fontana sappiamo Freda Ventura, indipendentemente da non più processabili, non più condannabili, a parte che Ventura sia morto, per il semplice fatto che nel frattempo erano stati assolti in precedenza. Però noi abbiamo un grande pezzo della verità su questi argomenti, e l'abbiamo anche per Brescia. Ed è importante questo, perché, come ben sa Benedetta, almeno io ne sono convinto, il processo non è soltanto l'archivio di cui lei parlava, ma noi dobbiamo imparare a leggere le motivazioni, perché lì troviamo le ragioni perché del reato, per quale ragione è stato fatto. E quindi, per esempio, scopriamo il movente delle stragi, che ne dica Buonmieli qualche giorno fa sul Corriere, recensendo un incredibile libro che è l'ennesima dimostrazione di una falsificazione della storia, quello di Vladimiro Satta, I nemici della Repubblica. Ecco, le motivazioni della sentenza ci dicono
che è il reato, il movente sappiamo benissimo qual è il movente delle stragi, l'anticomunismo, impedire cioè attraverso la formula dell'anticomunismo un progresso, è una evoluzione diversa della nostra democrazia, che avrebbe potuto diventare anche un'altra cosa e probabilmente avrebbe potuto rompere davvero con quella burocrazia che ha costituito l'ossatura in un certo modo, una sorta di continuità tra il periodo del fascismo e il passaggio alla nuova repubblica. Ma ci dice anche qualche cosa di più. Nelle motivazioni noi troviamo che la responsabilità esecutiva è quella legata alle versioni di destra, la quale ha potuto agire indisturbata perché ha trovato seri appoggi all'interno di uomini degli apparati dello Stato, in modo particolare all'interno delle forze armate. E quindi ci dice dell'intreccio tra depistaggi, azioni operative, e che sono alla base della impunità. Perché se il processo di Brescia ha potuto arrivare ad una certa conclusione, è perché oltre 20 anni dopo, dal fatto, sono state scoperte delle nuovi documenti che hanno permesso di poter leggere in modo diverso le responsabilità di quella strage. Quindi questo è un aspetto centrale, io credo. Quindi noi di misteri non ne sappiamo. Potremmo non avere anche direttamente una responsabilità, il colpevole con nome e cognome, che è estremamente importante. È importante per due ragioni. Personalmente perché la mancanza di un volto del colpevole mi rende, come dire, orfano della possibilità di chiedere a lui perché l'hai fatto. Che cosa ti ha spinto a uccidere delle persone? Ma dall'altro lato, la mancanza del volto del colpevole può permettere a personaggi come appunto l'onorevole Beccarossa, che peraltro era vicepresidente della Regione Lombardia, di poter dire impunemente in un Parlamento che se i giudici hanno assolto per la strage di Brescia l'ultimo processo di primo grado, beh, allora i giudici dovevano ricercare in un'altra direzione. Cioè permette l'assenza del colpevole permette alla storia o a determinati storici di poter interpretare a proprio piacimento quelle che sono le sentenze e quindi il senso preciso, il preciso della storia. Ecco, quindi niente misteri. Ed è importante questo aspetto per le ragioni che ho detto, e quindi anche il fatto, ma è decisivo anche come siamo arrivati a questa sentenza ultima, che ci dice, siamo in attesa, ci auguriamo entro questo mese, delle motivazioni della sentenza, che ci ha detto e ci ha consegnato intanto un mandante, Carlo Maria Maggi, il capo indiscusso di Ordine Nuovo Veneto, legato con tutte le forze avversive della destra della Lombardia e non soltanto quindi del Veneto, come colui che è il mandante della strage di Brescia. Ma ci dice anche qualche cosa di più. Ci dice nella indicazione della responsabilità di Carlo Di Giglio, colui cioè che ha costruito, il tecnico, l'armiere, che ha costruito la bomba che è finita in piazza della Loggia, ci dice anche che è la stessa persona che fu condannata per piazza Fontana. E quindi questo elemento ci indica che cosa? Ci indica l'esistenza di un unico gruppo operativo e di un progetto che aveva bisogno del tempo per potersi sviluppare e quindi potersi realizzare. E non è un caso che piazza della Loggia rappresenti la sintesi anche per piazza Fontana. Ed è importante poi nello stesso tempo la condanna di Maurizio Tramonte, uomo di Ordine Nuovo, ma soprattutto referente dei servizi segreti, era l'informatore dei servizi segreti. È lui che nell'ultimo processo, nella riapertura del dibattimento d'appello, una serie di testimoni hanno certificato che lui quella mattina, il 28 maggio, era in piazza della Loggia. Ed era in piazza della Loggia a seguire i fatti, l'evolversi dei fatti. Questo è l'elemento centrale. Quindi noi abbiamo, attraverso la sentenza di piazza della Loggia, il legame con piazza Fontana, ma non è tanto un legame affettivo,
quanto un legame storico, politico, di una continuità nel tempo che ha segnato la storia di questo paese. Io credo che questo dobbiamo avere presente e queste verità dobbiamo fare in modo che emergano e che siano, come dire, che diventino coscienza pubblica. E qui torno sul libro di Benedetta velocemente, proprio velocemente. Ecco, io credo che Benedetta abbia dato un grossissimo contributo all'affermazione di questa verità, tant'è che non è un caso che il procuratore generale in Cassazione abbia proprio citato il suo libro. E l'ha citato per la dovizia della ricostruzione storico-giudiziaria che essa ha compiuto. E il libro è una complessità, non soltanto per la difficoltà, indubbiamente questa credo che sia la parte più difficile da leggere del libro di Benedetta, per certi aspetti può essere anche la parte più noiosa, i richiami, eccetera, ma è fondamentale. Ma il libro si completa con un altro aspetto, e cioè che è il riprodurre la vita di quegli anni. Che chi erano le persone, come si vedeva, cioè colloca la storia processuale dentro il contesto storico in cui è avvenuta. E se noi vogliamo ricostruire una memoria che sia una memoria vive, dobbiamo saper collocare tutta la complessità. La complessità quindi della dimensione delle vittime dentro la storia, ma anche le ragioni per cui le vittime hanno vissuto in quel modo, con la gioiosità di quegli anni, con le straordinarie conquiste di quegli anni, con il dimostrare anche al terrorismo che verrà dopo che esisteva una strada diversa per poter modificare, conquistare e portare avanti un processo di rinnovamento profondo della nostra società. Quindi il libro di Benedetta è il libro che evidenzia la complessità della storia, ma che è storia completa in quanto sa coniugare la vita delle persone dentro il contesto e dentro la sua storia. E allora davvero lì alla fine arriviamo con la famosa battuta di quel partigiano del vecchio nonno Berto che ha riportato in Uomini e No di Elio Vittorini, quando il nonno racconta le storie di partigiani al nipote, il nipote gli dice: ma nonno, tu continui a dirmi che dobbiamo imparare dai morti, ma che cos'è che dobbiamo imparare dai morti? E questo vecchio partigiano gli risponde: le ragioni per cui sono morti. Ecco, il libro di Benedetta riporta e ci ricorda le ragioni per cui loro sono morti e ci dice come quel passato sia un passato che ci parla ancora oggi. È solo un piccolo intervento, perché anche per me è stato fondamentale leggere il libro di Benedetta. Io ho anche letto il libro fumetti fatto da Barile Fenoglio su Piazza della Loggia, l'ha fatto anche su Piazza Fontana. Quello su Piazza della Loggia è fatto meglio, diciamo, un po' più documentato, più approfondito. Il libro di Benedetta ha questo grandissimo merito perché parte da una vicinanza emotiva e affettiva, il voler riprendere in mano la storia di quegli anni, degli anni 70, e la storia delle persone che sono morte in Piazza della Loggia, che non sono numeri, erano 8, erano delle persone, avevano una vita. A me ha fatto effetto, perché io sono abituata a vedere la foto di Livia, che è una fototessera, e me la immaginavo in un modo, e scoprire il suo impegno, il suo essere un insegnante, ma il suo impegno nel sociale, il suo impegno nell'AIA, mi ha fatto effetto. Mi ha fatto riprendere in mano la sua vita, e forse è anche questa la cosa fondamentale che bisogna fare. Cioè parlare, queste persone vivevano il loro tempo, e quindi ricordarle vuol dire anche riprendere in mano i valori che loro portavano avanti, nel rispetto della loro vita e nel rispetto della nostra, che non può essere frustrata. E tra l'altro poi è fondamentale il libro di Benedetta, perché appunto da questa vicinanza emotiva, affettiva, c'è una ricerca, ci sono documenti, mi ha illuminato su quello che è l'importanza dell'avere un processo, perché c'è del materiale. Poi i giudici potranno ritenere di non avere abbastanza, e questo lo dico
dal nostro punto di vista, noi come famiglia Pinelli non abbiamo mai avuto diritto a un processo, cioè le vittime dello Stato non sono riconosciute come, cioè un altro livello che comunque si può. Quindi l'importanza di avere delle carte, quindi le carte processuali. C'è una legge del 19, che dice che tutti gli atti dei processi anteriori al 1980 vanno distrutti. L'associazione dei familiari, l'associazione dei familiari, la Casa della Memoria di Brescia, l'associazione dei familiari delle vittime di Piazza Fontana hanno fatto digitalizzare gli atti del loro processo, quindi non solo le istituzioni che vogliono mantenere tutta questa grande mole di documenti, perché sono documenti, sono le associazioni, quindi anche l'importanza delle associazioni, associazioni familiari delle vittime. Ecco, probabilmente noi siamo il paese con il più alto numero di associazioni familiari delle vittime. Ecco. Quindi ho buttato lì delle cose, magari riuscite poi voi a